Pesce volte morto. No, Sofì, no. No. Il Sea Life dista circa 500 metri dall'ingresso principale di Gardaland. E qui davanti ci troviamo i pesci del lago di Garda. Sono tutti immobili con questi pesci, ma nei laghi si muovono, vero? Il biglietto intero è di 16 euro, ma noi consigliamo l'acquisto combinato col biglietto del parco. Questo è il pesce caviale, storione. Sono i piranha, Sofì. Questi ti mangiano subito, te sei piccola, guarda, into your river, swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. E ci troviamo qui alla vasca del leone marino, della foca. Viva la foca! Sempre? Che ne pensi di questo acquario Sea Life che dovrebbero aprire anche a Roma? Mi piace molto, sì. Un sacco di varietà di pesci in fondo al mare. E c'è da dire però che chi ha visto l'acqua di Genova, oddio, se mi fanno la super vasca con i delfini anche qua, allora anche qua va bene. Sofì, ti sta piacendo l'acquario? I don't know the reasons. Gli squali si trovano in tutti gli oceani del mondo. Allora, il grande problema di Anna Sofia è che si accolla sempre a tanti bambini. Quando vede dei bambini si accolla tantissimo, non lascia più. E noi diciamo, dai Sofì, vieni con noi. Lei no, continua ad andare con altri bambini. No, infatti. E adesso sono arrivati altri bambini e credo che andrà da loro. La vasca l'ha già vista, però niente, dobbiamo andare lì per attirare qualcuno da portare qui sulle scale. Dove andiamo? Destra, sinistra? Ricordando degli episodi della mia infanzia, e mio nonno me li portava, che essendo stato un marinaio, un pescatore di grosse navi, avendo fatto delle traversate anche oceaniche, atlantiche, mi portava questi cavallucci marini che erano già secchi, quindi erano marroni. Invece sono stupita a vederli così, di questo giallo brillante. Cos'è sta roba? Deve toccare l'anguilla. Pelle d'anguilla, com'è? Ma è normale. Poi c'è la balena. Questo è strano. È grassa. Gommosa. Gommosa. E che schifo. Che schifo. La pelle di squalo? La squalo è carta vetrata. Vabbè, non è forza. E come ogni parco a tema che si rispetti, si conclude con lo shopping. Sea Life, ma dietro di me la vasca delle meduse, molto molto bella, guardate, ci salutiamo con la vasca delle meduse, va. Piccola nota a margine, i prezzi del ristorante qui sono mediamente inferiori di quelli di Gardaland, quindi se avete fame consiglio di pranzare qua.